Ok, penso che stia registrando, anzi lo spero perché intanto qua se sentite aspetta, devo abbassare qua. Comunque, raga, sto bevendo l'acqua. Oggi siamo su FIFA 21. No, non è giusto. Siamo su FIFA 20. Visto che tra pochi giorni esce FIFA 21, vorrei finire questo FIFA 20 con questa carriera. Intanto dobbiamo scendere, fare una carriera allenatore. Sfiamenti lo faremo ovviamente. Intanto dobbiamo cambiare il nome. Allora, che nome mette? Ah, giusto, che nome mettiamo giustamente? Ovviamente mettiamo GDC Vittoria. Vittoria. Ah, sai anche bello, nel mio video non può mancare nemmeno un rutto. GDC Vittoria. Yakichi con no. Eccolo qua. No, Inghilterra no. Forza Italia sempre. Cuore. Eccolo qua. Testa. Allora, testa. Ah, i miei capelli non sono sicuramente così. Intanto tutto volto. No, madonna, quanto è brutto. E mettiamo così, ho capito. Tono e carnagione. Vabbè, no. Occhi. Vabbè, chi se ne. Sopracciglia, naso, bocca. Facciamo ascellamento. Orecchie, capelli. Allora, capelli. Devo trovare una capigliatura. No, la trovo però. Yakichi con aumento no mai. Questo no, proprio no. Questo? Eh no, però non. Ah, eccolo! Diciamo capelli medi, lunghi, medi, medi. Oh, né quanto è bello, né? Così. Ora il colore dobbiamo scegliere. Ah, sì. Il colore che sceglieremo sarà ovviamente il rosa. Non è vero. Allora, visto sul mio canale il colore principale è l'azzurro, visto che sarei in una squadra col colore azzurro, vabbè dai, mettiamo i capelli principali, quindi mettiamo, no, quel così, no, questi, dai, ok, perfetto, diciamo, tanto poi possiamo cambiarli, ok. Ora, barba, la barba, io non ho la barba, mettiamo così. Bello giovane. Io è giovane. Ok, outfit. Maglia. Io direi proprio di mettere la maglia nera. Senza camicia però. Non voglio la camicia. Io non voglio la giacca. Non voglio, non la voglio. Non la voglio. Proviamo pure a mettere la giacca nera sbottonata. Però lasciamo così, ok. Pantaloni, mettiamo, beh, lasciamo così. Calzini, vabbè, chi se ne. Scarpe, queste sono bellissime. Scarpe ginnastica bianche, scarpe sportive. Fatto. Fatto. Ragazzi, ovviamente sceglieremo l'Inter perché è una squadra. La squadra che tifo. 53 milioni di budget. Intanto al Piemonte Calcio quanto era? Vabbè. 33, 39. Qua sta ancora il Lecce. Vabbè, qua siamo in FIFA 20. Inter. Campione 6 minuti euro ovviamente offerti in lavorazione attivo avanti. Ora ragazzi aspetteremo. Volevo dire che cosa volevo dire? Praticamente domani, visto che ho una cosa importantissima da fare, non potrò fare la reaction alla partita live del Bari. Che poi alcuni di voi potrebbero pensare, ma quella partita è registrata. No, non è registrata, cioè,
E la danno sui siti di calcio che dicono a quell'ora c'è quella partita del Bari. È live, cioè non è registrata, è proprio in live sul canale, non so, Eleven Sports, perché il Bari c'è in Eleven Sports. Allora, sì, bella raga. No, vabbè, dai, gli inviti non li voglio fare, sì. GDC Vittoria. Vabbè, Vittoria è la cosa più importante. L'importante non è vincere, ma vincere. Vabbè. I sorteggi Champions League, vedete che esce l'Inter? Madonna! Peccato che deve stare scritto sotto Ita. Allora, andiamo nella brosa e iniziamo a vendere. La prima cosa da fare è da quando c'ho questo qua c'ha sti tizi. Beh, intanto Radun, vabbè no, Bernie dobbiamo vendere, non lo venderemo mai, raga. Vi dire, mi voglio vendere. Ah no, termina prestito. Mi voglio vendere, Madonna, Godin 87. E voglio vendere De Vrij. Ci vediamo anche il nostro. Anzi, no, Ranocchia no, perché mi ha salutato un giorno. Quindi no. Vecino, sì, dai. Gagliardini. Gagliardini, ragazzi, sapete che non vale niente. A Samoa, Perisic lo richiamiamo per 957.000 euro. Ci richiamo anche Dalbert, lo venderemo. Ah, ok, sta già nella lista di trasferimenti. Perfetto. Barella. Ah, è pure in prestito Barella. Sensi. Termina presto. No, vabbè, non mi dai un cavolo. Thor Cavalier. Nainggolan lo richiamiamo per 1 milione. Cioè, veramente stai dicendo tu. Vabbè, Christian Eriksen. Infatti, qua ha fatto gli aggiornamenti. Vabbè, giusto, giusto, giusto. Thor Cavalier già sta. Nainggolan lo mettiamo in lista di trasferimenti. Politano non può restare là. Moses, Candreva, Sanchez, Bakayoko, Salcedo, Longo. Ah, Icardi, non so quanto vale. Quanto vale Icardi? 53 milioni. Io lo richiamerei, ma non per tenerlo, ovviamente lo venderemo. Quindi richiamo quanto costa. E la madò. Esposito, no, la voglio tenere. E poi c'è Lukaku e Lautaro. E questo qua lo richiamiamo per 258.000 euro e poi ce lo vendiamo. Eccolo qua, sono sempre 3 milioni. Ok, ora andiamo avanti, aspettiamo qualche bella offertina. Allora, aspettiamo. Infatti mi bevo un po' d'acqua. E mi sei aperto la sua decisione? Sì. Tanto ti caccio. Cioè, tutti quelli che avevo messo in lista trasferimenti mi va a beccare Candreva. Allora, 11 milioni e mezzo dal Sassuolo. Andiamo a trattare perché non sono molto 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 convinto. Gli occhi ci no 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 no. Bella. Vogliamo acquistare Candela per 11 milioni e mezzo. Affare fatto no. Ben 15 milioni per Candreva, se no, via. 11 milioni e mezzo. No, 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 tu mi direi. Ti abbasso pure, va. Ti abbasso 14 milioni e mezzo. Se no, niente, niente. 12 e 2. No. Non scendo oltre i 400. 402, beh. Non scendo. Oh, 14 milioni e 200 mila euro. Per il nostro Antonietto Candreva. Bella. Vecina sorpresa sul mercato. Non come sorpresa, scusami. Offerta per il trasferimento. Ma cosa? Quanto vale? Vabbè, De Vrij è dai 49 ai 72 e quelli là mi hanno offerto 52 milioni solo, solo. Se sentite adesso di rumori, quelli tipo delle cuffie, sono appunto le mie cuffie che stanno morendo. Però stai tranquilli, non è niente di grave. Gli occhi ci con. Vabbè,
Allora, io te la alzo ben a 64 milioni e 600 mila euro. Madonna, Frankie! Frankie Lampard! Che Andrea ha venduto, good. Io ci dico, no, 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 no. Ho riso perché stavo vedendo una scena di Fanksy. Se seguite anche voi Fanksy, seguitemi anche me e lasciate mi piace. Città internazionale, bella zio. Porca Valero. Vabbè, 4 milioni e 3, sì, te ne puoi andare. Deve iniziare anche noi col calciomercato. Quindi andiamo a oh, guarda qua quanti belli attaccanti. È vero che attaccanti già ce l'abbiamo, però potrebbe uno si potrebbe infortunare e quindi potremmo avere già uno di riserva. Qua me già qua sei andato alla Fiorentina. Una lasagna? No, la lasagna non la voglio. Ah, qua Timo Werner, io lo vorrei un botto. Anche se in FIFA 21 lo troveremo al Chelsea. Ah, qua abbiamo un certo bel Willian che costa non tanto. Poi abbiamo un Coutinho, un Rakitic e un Bale che raga in FIFA 21, come vi ho fatto vedere nel video dell'azione al rilovello di FIFA 21, sarà 79. Vabbè, però sempre è sempre Bale. Poi abbiamo qua un certo Schmeichel, stracoscia 26 milioni. Poi vediamo Pickford, che è un portiere bravissimo. Allora, abbiamo 150 milioni circa. Qua, allora, il portiere ce l'abbiamo, quindi andiamo sull'attaccante. Quanto costa? Quanto costa? Allora, dobbiamo provare proprio su un colpaccio del secolo. Dobbiamo provare tipo essere 60 mila, massimo 70. Massimo. Ah no, bugia, abbiamo 92 milioni. Quindi, proviamo a fare uno scambio bello di giocatori. Però Icardi lo voglio vendere, quindi no. Cioè, nel senso, voglio vendere con i soldi, quindi ti propongo Vesino. No? Terzino o difensore centrale o attaccante? Provo a offrirti chi? Che ti posso offrire? Terzini. Abbiamo solo Danilo D'Ambrosio. Qua ti posso offrire Ranocchia. Un altro. Allora ti do un altro giocatore. Allora ti do Skriniar. Lo so, faccio una cavolata assurda. 50 milioni, non di più. Perché 50 milioni già so troppi. Bella, bella, godo, godo, godo. Andiamo subito a trattare. Secondo me costerà anche troppo il corso settimanale. Eccolo qua, GDC Vittoria. Io devo vedere entrambi, spero che stiano tutto bene. Tutto bene, allora cominciamo. Sì, guarda, 100 mila risipe. Moccate, cruciale. Ok, perfetto. Data del contratto, siamo 4 anni. Comunque, questa carriera non l'ho detto, ma non so quanto durerà. Cioè, fino a quando uscirà il FIFA 21 ve lo porterò, o proprio il 9, cioè il 9 vi porterò il video che è uscito. Poi il 10 ve lo porto, quindi oggi è 3 ottobre. Farò una stagione. Una stagione, il tempo di vincere Europa League, Champions League, vabbè. Vabbè, non è possibile vincere Europa League, Champions League. Coppa Italia, campionato, quindi fare una stagione, quindi va bene. Una stagione va benissimo. Ah, lo stipendio, ti do ben 100 mila euro con un bonus di 800 mila euro. Sì, sono un botto di soldi. È come a dire che guadagni 900 mila euro a settimana. Ok, allora, abbiamo acquistato il nostro bel Lautaro Martini, sì, Lautaro, vabbè, il nostro Timo Werner. Intanto Icardi deve andare proprio nelle riserve qua, non so nemmeno, cioè, boh.
Perisic, ma do questo qua. Ah, Perisic, mo dove lo metto? A posto di Gagliardini. Perché Gagliardini lo venderò sicuramente. Poi abbiamo Padelli per riserva. Sensi lo mettiamo qua. Beh, tanto non credo che giocherà tanto. Allora, andiamo adesso avanti perché siamo ancora al 9 luglio. Vediamo se ci arriverà innanzitutto qualche offerta. Ecco appunto. Eccolo, Ivan Perisic. 31 milioni. 31 milioni sarebbero buoni, però Perisic non te lo vendo, quindi no. Mi dispiace, ma è fondamentale. Altra offerta, attenzione. Oh, Asamoah, 11 milioni, vabbè, buonissimo. Dal Torino, 11 milioni, buonissimo. Il Torino non c'ha tanti soldi, quindi 11 milioni è come essere una bella offerta. Poi, aspettiamo, ho qualche offerta. La partita, innanzitutto, porca Valero venduto. Ah, 4 milioni, dovrei venduto. Offerta per il trasferimento di Pinamonti, 3 milioni e mezzo. Dalla SPAL, sì, va bene. Vai, vediamo un'altra offerta. Attenzione, ho letto bene. Il toro, ma mi avete offerto pochissimo. Cioè, io ti offro 90 milioni per l'Autaro Martinez. Cioè, spero che non lo accetti. Che poi qua non è come PES che puoi praticamente, ad esempio, voglio scambiare un giocatore. Ad esempio, qua mi chiedono l'Autaro Martinez e io posso dire mi dai un tuo giocatore e poi per 0 euro. Qua non c'è. Sono 80. Anzi, no, non è vero. 90 milioni e mezzo per l'Autaro Martinez. Cioè, sono un mucchio di soldi. Sì, bella. Ciao. Col cavolo che te lo do a 52 milioni. 52 milioni per l'Autaro. Che io ho al Fanta. Per il momento sono quinto in classifica su 6. Oh, che cosa ho visto? 64 milioni e mezzo per Icardi. Madonna, Manchester City chiedo 100 milioni. Sì, 100 milioni secondo me vanno buoni. Buoni. Allora, lo so che non li merita Icardi 100 milioni, però. Allora, 100 milioni esatti voglio chiedere. Belli, guarda qua che dindirindini. Letteris, come diciamo noi a Bari. 72 milioni? No. Ti dico 93 milioni. Madonna! Guardiola, ti stimo. Solo per questo adesso ti amo. Chi è che non ama Guardiola? Non nel senso di amare. Che... Vabbè. Molto difficile. Allora, dobbiamo fare altri acquisti. Quindi andiamo a cercare giocatori. Io andrei a cercare giocatori appunto dalla nostra amata Serie A. Allora, eccola qua, Serie A team. No, ho sbagliato. Vabbè, attaccanti non ce ne frega più. Centrocampisti. Questo Amrabat che io ho al Fanta, quindi. Che ieri non mi ha fatto molto bene. Perché ieri. Allora, qua vedo Bernardeschi, Bentancur. Per il momento non vedo niente di tensione. Callejon. Qua c'è Candriva che è andato già al Sassuolo. Douglas. Quadrado. Dabo. Demme. Alexandro. No. Bonucci. Chiellini con lei. Allora facciamo così. Allora, andiamo a cercare per ogni squadra. No, tutte le squadre, perché se qua ci mettiamo 3 anni, siccome siamo già sui 10 minuti di video, anche di più. Allora, difensori, centrocampisti. Qua c'è il Papu che vorrei rubare. il Papu. Allora andiamo sul Napoli. Un Apple. E qua c'è un. Vabbè, gli attaccanti no, non li voglio.
Qua c'è un bel Zielinski che qua che sta facendo molto bene. Allora, Koulibaly. No, non troviamo niente, raga. Parma, Piemonte Calcio, Roma. Andiamo a vedere dalla Roma. Edin Dzeko, Carles Perez. Ah, vediamo. In prestito, quindi no. Zaniolo. Un certo Collaro che è già andato all'Inter, quindi. Mirante. Che poi quando Mirante è andato alla Roma? Cioè, non ho mai visto la notizia di Mirante alla Roma. Vediamo la spalla, che siccome qualcosa dalla spalla potremmo trovarla. Tipo Petagna. Laga. Allora, andiamo un altro campionato. Andiamo ovviamente sulla Premier League. Però non così. Allora, andiamo a cercare dalla Chelsea. Vediamo Chelsea. Centrocampisti. N'Golo Kanté. Dovrai. Zuma. Kepa. Cioè, modo qua c'è un vento schifoso. Vediamo nella Liga. Andiamo a vedere nel PSG. PSG. Allora, Cavani. Il Matador. Io avevo metto Mbappé, poi. tenteremo. Comunque, vabbè, allora, Thiago Silva me lo voglio mettere perché dobbiamo anche, c'è bisogno anche di un difensore. Navas. Allora, perfetto. Allora, andiamo avanti. Ancora ci arriva un'offerta. Intanto siamo quasi ad agosto. Oddio, quante. Cosa? Sono da dire trasferimento Pinamonte, vabbè. Matias Vecino, attenzione, perché il prestito di Gagliardini? Cioè vale 12 milioni Gagliardini, 12 milioni. Vecino, 18 milioni. Va bene, ciao. Bella zio. Yakichi con un mentone. Aia, mi sono fatto male. Che peggiore sono. Yakichi con un mentone. Ma io lo leggo nei tuoi. Vecino venduto. Attenzione. Oh, un'offerta per Gagliardini. Dall'Arsena. Madonna, fino a là che vogliono Gagliardini. Perfetto, bella. Te ne puoi andare. Riccardi venduto. Madonna, quanti soldi abbiamo adesso? Abbiamo. Abbiamo un botto di soldi. Allora, inseri. Ah, questo qua non possiamo già comprare. Perfetto. E il Papu. Madonna, quanto costa. Quanto. Care spezze. Non possiamo. Allora, Zaniolo. Un ciucci. Cante qua. Madonna, no, non lo voglio più. Allora, Bappé. Vabbè, aspetta, Bappé. Allora, iniziamo. Proviamo a comprare Thiago Silva. Che poi adesso Thiago Silva è andato al Chelsea. A scambio di giocatori no, perché già venuti troppi. Quindi io ti offro ben 20 milioni per Thiago Silva. Tu me lo dai subito, giusto? Bella, subito. Semplice, raga. Semplice, raga. Non ci vuole niente. Basta che alza la levetta. Quella là. Del joystick. Tutto è fatto. Quanto stipendio? Se, ma tu sei proprio. Cioè, 34 anni. Vabbè. E in una clausola. Stipendio. Cioè, ti devo dare veramente 140.000 euro di stipendio. 140.000 euro di stipendio. Io ti do senza bonus. Oh, 140.000 euro. Appunto. Forse prima ho sbagliato a dare 800.000 euro di bonus a quello. Anche se è appena trasferito, quindi no.
Dopo vedremo. Guarda qua che bella formazione. Timo Werner si vabbè in panchina. Abbiamo appena comprato il nostro Tiagone Silvone, che metteremo a punti di vista perché qua siamo messi proprio male. Ok, che abbiamo questi qua. Intanto dobbiamo aggiustare proprio la formazione. Ok, Moses appunto è l'altro giocatore che faremo giocare di meno. Eriksen farò giocare sempre titolare, non come ha fatto Conte. Che allora Brozovic non lo voglio mettere in campo. Chi metto in campo? Nainggolan. Metto Nainggolan. Proviamo. Allora, poi c'è Perisic. A volte metterò Sanchez. Poi c'è Timo Werner, Lukaku. Ok, allora questi qua li vorrei vendere. Allora, Gagliardini se ne sta andando. E ok. Che poi non so se hanno chiuso, cioè hanno sospeso le trattative per Gagliardini. Siamo quasi ad agosto perché ogni 3 secondi. Ah, eccolo qua, altra offerta per Gagliardini. E io accetto tutte, io accetto tutte. A chi dico na 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 na. Accetta anche questa, vai, tanto basta che te ne vai. Secondo me stiamo facendo una bella squadra equilibrata. Ecco, stop trattative. Ho letto uno stop trattative. Fermati un attimo, fermati, fermati, fermati. Fermati 2 secondi. Sto dando di trasferimento Gagliardini e lo sa. Ah, Gagliardini è venuto. Godo. Godo. Ok, Gagliardini se n'è andato. Bella Gagliardini. Oh, Real Madrid. Offerta per il terzo di Dalbert. Dalbert? Sì, Dalbert se ne può andare anche in prestito. Cioè, l'abbiamo già mandato in prestito alla Fiorentina. Vado a cercare dei giocatori dal nostro, vabbè, non dal nostro, dal Real. Devo trovare la Liga spagnola, eccola qua. Eccola qua. No, oh Madonna, perché mi scordo sempre di premere, cioè nel senso, premo sempre quel tasto. Real. Ok. Intanto mi è caduto il telefono. Perfetto, cerca. ATT, vabbè, gli attaccanti ce l'abbiamo. James Rodriguez. C'è anche questo. Abbiamo anche Toni Kroos. Qua sono molti giocatori. Com'è che ti chiami? Tu devi morire lui. No, vabbè, si scherza ovviamente. Non si augura mai la morte a nessuno. Tranne a Masiello. Chi si scherza. Oh, Sergio Ramos, santo Sergio Ramos. Allora, quanto costerebbe il nostro Sergio Ramos? Allora, io vorrei acquistare un centrocampista. Ok, prima di acquistare Sergio. Che sta succedendo qua? Eccolo già la maglia di Thiago Silva. Che poi non so se dirvi cosa ho domani così importante che non posso fare la reaction e bar. Vabbè, no, lo dico, forse lo dirò nei prossimi video. Aspetta! Fermati. Ti offro Brozovic. Grazie. Ti amo. Quanto? 25 milioni? Regalato, raga. Regalato. Regalato Sergio Ramos. Trattiamo subito. 25 milioni quasi e mezzo più Brozovic per Ramos. Madonna. Godo, godo, godo. Godo, godo. Si gode, si gode. Quanto, ho letto lo stipendio di Sergio Ramos proprio. Cosa? Cioè, tu ti puoi comprare in una settimana, ti puoi comprare una Lamborghini. Vabbè. Beh, ok, va bene.
Ok, che dobbiamo anche lasciare lo spazio più giovani, tipo bastoni, vabbè. Però, oh, se non siamo più forti quei giocatori. Allora, 3 anni di contratto. Anche se faremo una stagione con questa squadra. Ignora clausola. Purtroppo devo dare sì 300. Ti do, guardi, do anche 310.000 euro, eh. Così ti compri qualcosa a pezzo in più di una Lamborghini. Ok, acquistato Sergio. Cioè, secondo me abbiamo speso troppo. Cioè, no, nel senso, non troppo. Guarda che difesa di ferro. Che difesa di ferro abbiamo. Che difesa di ferro abbiamo. Gli occhi ci con... Com'è che Sensi è diventato 80? Baby, fatti anche ammazzare. Non mi importa riaffrire. Sensi... Yogi con Biraghi non lo farò mai giocare. Cioè, no. Cioè, no, vabbè, forse una qualche partita sì. Però per il momento lo mettiamo qua. Ok, salviamo la formazione. E non so se concludere qua questo episodio, visto che sempre i primi episodi di FIFA sono, cioè, della carriera, sono sempre. Ovvero per il prestito di D'Ambrosio. No, D'Ambrosio non lo do. D'Ambrosio. No, D'Ambrosio no. D'Ambrosio no. La prima partita sarà contro. Contro. Boh. Ovvero per il trasferimento di Lautaro Martì. No, non do, no, no. Paris Saint Germain, no. Io chi ci conosco mai, io lo nego nei tuoi occhi, ma lo sento che mi vuoi, baby, fatti anche ammazzare. Ok, sta per arrivare la partita, che faremo nel prossimo episodio, ovviamente. Oh, Nainggolan! No, rifiutiamo Nainggolan. Ovviamente queste formazioni sono tipo aggiornate... sono aggiornate l'hanno aggiornate quando stava per riniziare il campionato 2020-2021, perché infatti Perisic, Nainggolan e Dalbert e tutti, cioè tranne i nuovi acquisti, cioè Dalbert, Perisic e Nainggolan sono arrivati prima che iniziasse il campionato ovviamente di 2020-2021, e quindi li hanno messi in FIFA 20, però non hanno messo i nuovi acquisti dell'Inter, tipo. E vabbè, ovvio, giusto. Vabbè, giusto, perché non aveva senso se no. Però noi ce l'abbiamo. Ah, in realtà. No, che no, che sto dicendo? Cancellate l'accusa che ho detto adesso. Praticamente io, Nainggolan, Perisic, Dalbert e tutti, li ho ripresi dal prestito. Che scemo. Li ho ripresi dal prestito. Vabbè, siamo arrivati alla prima partita di cosa? Di campionato, di Serie A. Quindi l'altra hanno già giocato, infatti come possiamo vedere la classifica. Guardate, ovviamente il pianeta calcio è primo. Vabbè, ci vediamo nella prima partita di Serie A. Domani, credo domani, ma oppure dopodomani. Bella raga.